Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube oppure su Instagram, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Oggi ho da fare la recensione di Rokkijō. Allora, è un shonen, spoken, cioè principalmente parla di box, ma è una storia molto più complessa e articolata. Per parlare di Rokkijō direi che parlare stranamente dal finale, cioè da alcune tavole finali che sono proprio delle perle. Ora vi faccio vedere senza non farvi spoiler alcune tavole finali. Guardate, queste tavole vi restano nella mente, soprattutto la tavola finale che non vi spoilerò ovviamente. Quella ti fa capire davvero tanto, dove si vede questo Joe Yabuki, che ormai un ragazzo che ormai è diventato uomo, dopo tutta una vita passata a lottare, a combattere e a cercare uno scopo, lo vedi sereno, felice tra virgolette di aver raggiunto il suo obiettivo, il suo scopo, è soddisfatto di quello che ha raggiunto, è soddisfatto della sua vita e non ha niente da chiedere. Tutta la rabbia che aveva da giovane è riuscita a trasformarla in questo sport che è la box e ha trovato uno scopo finale, ultimo, proprio nella box. Tutta la sua vita è la box. Infatti vedi che la box, cioè Rokkijō in particolare, ti fa capire che per raggiungere i propri obiettivi bisogna lottare, perseverare, non arrendersi mai. O meglio, anche se non dovessi aver raggiunto i tuoi obiettivi, ma se hai dato tutto te stesso, tutto quello che potevi dare per cercare di raggiungerli, allora sei soddisfatto. Non puoi chiedere altro perché tutto quello, tutto l'impegno che ci hai messo, l'hai messo tu stesso, per te stesso, per i tuoi sogni, per i tuoi obiettivi. E nessun altro può toccarti i tuoi sogni, solo tu puoi riuscire a realizzarli. Allora, questo impegno che si è portato dietro non da subito. Allora, partiamo un po' dalla storia, facciamo un po' un riassunto veloce perché ci sarebbe tanto da parlare di Rokkijō, ma rischierei di fare spoiler. Quindi diciamo che parte la storia, parte di questo Joe Yabuki, che diciamo è un teppista senza genitori che si trova nella periferia di Tokyo a vagare, e a un certo punto ci sono delle varie persone che cercano di attaccare rissa, ma non sanno che Joe Yabuki è un maestro della rissa. Cioè, senza tanti sforzi, non dico che fa fuori, però sistema, mette a tappeto tante persone ed è visto da questo Tampe, che è un ex pugile da lontano, e si accorge che questo Joe Yabuki ha le qualità per essere un ottimo boxer. Cioè, uno così davvero pochi ce ne sono al mondo, e cerca in tutti i modi di convincerlo a praticare la box. Joe all'inizio non vuole avere niente a che fare né con la box né con lui, perché è abituato a stare da solo, a salvarsi da solo e ottenere tutto quello che ha da solo, senza bisogno di nessuno, niente nessuno. Però comunque gli dà una possibilità, prova a convincersi, va nella sua, diciamo, palestra, anche se una baracca, per cominciare i rudimenti della box. Però in realtà all'inizio la vedeva solo come un modo per facilitarsi la vita, cioè Tampe lavorava tutto il tempo, tutto il giorno, mattina e sera per lui, per dargli da mangiare, migliorare l'attrezzatura, e lui alla fine si allenava poco, non faceva quasi niente, e tutti i soldi che li prendeva li sperperava in altro. Crea una banda di ragazzini con altri ragazzini, va in giro, fa marachelle, diciamo, e a un certo punto finisce il riformatorio. Questo riformatorio incontra una persona che all'inizio, un ragazzo come lui, ma all'inizio non vanno d'accordo, anzi si menano, se non di brutto, ma ovviamente Joe vince
buttato in una cella contro 15-20 ragazzi da solo, senza tanta fatica, anche se le prende un po', ma giusto per divertirsi, perché lui vuole divertirsi un po', perché sennò non c'è gusto essere troppo forti. E questo ragazzo alla fine diventerà un suo amico, il suo forse l'unico vero miglior vero amico che ha mai avuto. Però questo riformatorio non basta, perché i poliziotti non riescono a tenerlo a bada, e allora lo mandano in un riformatorio molto tipo carcere penitenziario, che è molto più istruttivo, molto più cattivo, ti fa rigare dritto. Entrambi, lui e il suo amico, cosiddetto amico perché non sono ancora amici, proprio amici all'inizio, finiscono in questo riformatorio. Qui incontra il suo più grande rivale, probabilmente, che ce lo porterà sempre nel cuore, che è molto più forte di lui. È l'unico che fino adesso gli ha fatto, è riuscito a batterlo, a sconfiggerlo, che l'ha messo in difficoltà. E allora, per lavare l'onta, la macchia, incomincia a prendere per corrispondenza insegnamenti di box da suo vecchio maestro, e non ancora maestro, Tampe. E in questo riformatorio, grazie a Yoko, che è Yoko, è diciamo una ragazza che ha sponsorizzato quando lui faceva queste marachelle, che faceva finta, che per un giornale ha detto che lui è stato abbandonato da piccolo e adesso i soldi li aiuta i poveretti, anche se non è vero. E allora questa Yoko, credendoci, l'aveva finanziato dando i soldi, ma poi si è scoperto che non è vero. E allora questa Yoko, diciamo che all'inizio voleva un po' vendicarsi, però in realtà alla fine non è neanche così. E diciamo che ha preso in simpatia questo Rikishi, cioè questo rivale che trova nel formatorio, che lo vuole aiutare a tornare nel mondo della box, perché questo Rikishi è un ex boxer, per varie vicissitudini è finito in questo riformatorio. E allora consiglia al riformatorio, a tutti i poliziotti loro due, di organizzare un torneo di box per decidere chi è il più forte dei riformatori. Ci saranno vari allenamenti, e alla fine Rikishi ha scontato la sua pena proprio pochi giorni, proprio una settimana prima dell'incontro finale. E allora Joe ci resta male, perché ha dato tutto se stesso, si è impegnato per riuscire a sconfiggerlo. Faranno un incontro, ma ovviamente Rikishi vincerà, e Joe sarà rattristato con se stesso e cercherà, si impegnerà, una volta uscito da lì, diventare professionista per sconfiggere un incontro. Allora, diciamo che questo è il riassunto base dei primi 2-3 volumi. Smetto qua perché sennò farei spoiler. Diciamo che poi ci succederà un fatto a questo Joe che lo farà cadere un po' in depressione, diciamo. Vorrà lasciare la box per varie vicissitudini, per queste vicissitudini che non posso dirvi perché sarebbe un grosso spoiler. Però riesce a tirarsi fuori. Nonostante tutto capisce che lui ama la box, la box è diventata la sua vita, e per questo fatto è come una promessa che ha fatto a se stesso, non tanto a questo fatto. Con questo fatto è successo più o meno che, diciamo che ha distrutto i sogni di una persona, e allora con se stesso promette di realizzare i sogni di questa persona, quindi diventare il campione del mondo. Quindi partirà piano piano, cercherà sempre avversari più forti per cercare di raggiungere l'obiettivo, passerà da varie tappe per cercare di raggiungere questo obiettivo, che è il suo fine ultimo della storia, il suo vero desiderio. Però passerà attraverso varie problematiche, peripezie, però riuscirà sempre a trovare la forza dentro di sé per superarle. Diciamo che questo è il riassunto. Allora, parliamo delle mie impressioni. Allora, i disegni, vediamo, aspettate, i disegni del primo volume, che non sono spoiler, diciamo che i primi disegni non sono male, diciamo, sono molto belli, carini, soprattutto i disegni di combattimento ti fanno capire davvero i movimenti che fa nella box, cioè ti fa capire molte cose, soprattutto quando ci sono incontri sul ring, ti fa sentire che tu sei uno spettatore e sei davvero curioso di vedere cosa succede,
come riuscirà a cavarsene fuori, se magari perderà, se vincerà, perché ovviamente non ci sono solo vittorie ma anche sconfitte. E nonostante sconfitte riesce sempre a rialzarsi. Cioè, ti fa sentire davvero un partecipante, se hai il pathos dentro, sei curioso di vedere come possa andare a finire questi incontri. Cosa può succedere, cosa succede, tutto. Ecco, mi è piaciuto molto il stile di disegno, molto, anche se un po' le tome davvero molto bello. I combattimenti sono belli puliti, capisci bene le azioni quando fai pugni, tutte le cose. Fa capire bene, mi è piaciuto. E il secondo Spock che preferisco dopo Slam Dunk, secondo me Slam Dunk, ma parere personale, non prendetela. Per me i disegni sono meglio di Slam Dunk. Anche la storia, per certi versi, soprattutto all'inizio, si assomiglia a questi teppisti che attraverso lo sport si cercano di raddrizzare la loro vita e raggiungere uno scopo. Però mi piace un po' di più Slam Dunk, non di tanto, però secondo me mi piace di più. Però ecco, molto bello, ve lo consiglio, anche se non mi piacciono gli Spokon, però ti insegna tanto la vita. Ecco, vi lascio con una, diciamo, con una perla, il riassunto finale, che può essere Rocky Joe e la box, e che la box è una metafora della vita, cioè che può colpirti duro, anche se ti colpisce duro e ti manda a terra, tu devi essere in grado di incassare e rialzarti. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, condividetelo, attivate la campanellina, al prossimo video.